Consumi Horeca 2022 a Valori si supera il pre-Covid, reintrodotti voucher nella ristorazione e nell'ospitalità. L'Unione Europea stabilisce norme e tempi per un Horeca Green, dove anche il beverage è chiamato all'appello. Concludiamo, per restare sul tema, con una citazione Very Green. Horeca Short News è offerta da Montelvini, alleati in vigna. Cortese, Gin Tonic. Bentrovati nel podcast di Horeca Channel Italia, buon inizio di settimana da Giuseppe Rotolo. Ci avviciniamo giorno dopo giorno alla fine di questo 2022. Un anno certamente positivo per i consumi fuori casa. Ricordiamo le stime redatte dalla società Trade Lab: il giro d'affari per il mondo Horeca italiano nel 2022 sarà di 90 miliardi di euro, più 30% sul 2021. Una somma notevole nel cui novero bisogna anche tener conto dell'inflazione che ha gonfiato i prezzi e quindi anche i valori totali. Però 90 sono pur sempre un gran bel numero. Anche per il 2023 le previsioni, nonostante le difficoltà non manchino, sono abbastanza buone. Fronte consumatori, secondo le ricerche di NPD, nel 2023 solo il 40% dei consumatori pensa di frequentare di meno i locali Horeca, nonostante il 63% degli italiani ritiene che i prezzi siano aumentati troppo nella ristorazione. Il fuoricasa italiano quindi continuerà ad essere uno degli asset portanti dell'economia italiana per la capacità di produrre valore e per la sua valenza sociale. Ricordiamo che nella filiera trovano lavoro 1.200.000 persone, di cui oltre il 50% donne. E nonostante questo considerevole numero di occupati, sono ancora da risolvere le problematiche relative alla carenza di personale e ci si chiede se la reintroduzione dei famosi voucher potrà in qualche modo sbloccare la situazione. Il governo Meloni ha infatti rimesso in pista questa forma di pagamento alternativa in caso di lavoro occasionale o di prestazioni saltuarie, che quando era in vigore risultava essere molto utile per le attività di ristorazione e ospitalità. Il nuovo assegno avrà un valore nominale di 10 euro lordi all'ora, 7,50 euro netti, e un tetto di reddito per i lavoratori fino a 10.000 euro l'anno. Ma il mondo del fuoricasa del futuro, oltre che con il personale qualificato, è chiamato a fare i conti anche con l'impatto ambientale ed ecologico, e lo farà soprattutto sotto la spinta di imposizioni e norme che vanno verso l'economia circolare. Ad esempio, l'Unione Europea imporrà entro il 2030 di rendere riciclabili tutti i packaging, in special modo quelli utilizzabili per il delivery. Saranno poi anche vietati confezioni monouso di prodotti consumati all'interno dei locali, ovvero stop alle bustine di zucchero o alle confezioni di tarallini e grissini che solitamente si servono con il coperto. Sotto mira anche il comparto bevande. Nei prossimi anni almeno l'80% delle bevande, sia fredde che calde, dovrà essere servito al bar in contenitori riutilizzabili, oppure i consumatori dovranno poter riempire i loro contenitori. Insomma, tutto dovrà essere ripensato e speriamo in meglio. Solitamente quando l'Europa si mette a normare non mette mai in conto i rovesci della medaglia, che ci sono sempre. Per raggiungere gli obiettivi, l'arco temporale fissato dalla UE è per il 2040. Pare un futuro remoto, ma per l'ambiente è praticamente domani e l'Horeca è coinvolta. E visto che siamo in tema, ci sembra doveroso concludere con la citazione del lunedì dedicandola all'ambiente e al nostro pianeta. Parla un capo indiano, un pelle rossa d'America, Capriolo Zoppo, che nel 1854 scrisse una lettera al presidente degli Stati Uniti d'America, nella quale un passaggio recitava: la terra non appartiene all'uomo, è l'uomo che appartiene alla terra. Il buon Capriolo Zoppo aveva visto giusto, ma l'invocazione cadde nel vuoto. Fa specie pensare che dal 1854 al 2022 sono passati 168 lunghi anni e la civiltà del progresso e dello sviluppo non ha ancora la saggezza di un vecchio capo indiano. Bene, per oggi è tutto, grazie come sempre per l'ascolto e a risentirci domani.